Oh, beh. Sembra un bellissimo modo per iniziare questo. Onward. Ever onward. Bel-Air. Oh. This is definitely Bel-Air. Chi te l'ha detto? Però davvero, come faccio a cambiare le armi? Col triangolo. Oh, finalmente. Quindi, cerchio ci abbassiamo. X, saltiamo. Triangolo le armi, quindi le cambiamo rapide. Oh, che bello, ci sono anche le statistiche. Quindi questa è l'arma che fa più danno al momento. Ma tutte fanno schifo di durabilità, ovviamente. Quindi questa... addio. E dai... Oh, la mappa. Emma si trova nell'altra parte della villa, dovrei combattere per arrivarci, va bene. Quindi noi dobbiamo andare, immagino, qui. E poi c'è la mappa grande che ti fa vedere tutte quante le zone. Beh, sono tante, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zone. Non sono poche, non sono tante. 70 Alpine Drive. I can cut through this place, nab some bits and bobs, and roll out the other side to Emma's place. Sì, è un'idea. Stavo guardando un attimo l'avanzamento del gioco e c'è scritto che siamo al progresso 1 di 24, cioè ci sono solo 24 missioni principali. Spero che almeno siano lunghe. Cercasi Emma disperatamente. Ok. Mi piacciono ste schermate di caricamento alla Fallout 4 dove fanno vedere il personaggio che gira e tutto quello che succede. Ah, tra l'altro posso anche muoverlo io. Ma c'è altro che io possa guardare in questa zona? No, ovviamente, è tutto chiuso. Have a nose around in here. Beh, questo sì che è qualcosa di utile, dai. Hold your hoses. Is that a breaker I see? Ah, ma era il modo di continuare la missione. Probabilmente non avrebbe risposto nessuno, sicuro. Questi sono giochi o DVD? Beh, visti così mi sembrano tanto DVD. Tipo quella mi sembra una copia di Underworld. Interruttore automatico, grazie. Io intanto raccolgo tutto quello che vedo in giro. Eccoci qua. Job's a good one. Schivata, mi sembra che abbiamo un po' di... punches, as my granddad used to say. Ok, con L1 schiviamo e abbiamo un minimo cooldown. Ma levati. Allora, il danneggiamento dei nemici non mi dispiace. Il problema è che tipo armi da mischia così, giustamente sono arma rotta, certo. Dai. Ma levati. Armi da mischia così, giustamente, non fanno danno visibilissimo, a parte le ossa rotte. Ok, qua, colpa mia, devo ancora un attimo... devo un attimo entrare nel mood e capire un attimo come e quando schivare. Ma lo zombie che mi inseguiva è morto? Ah no, eccolo lì. Sta mangiando il mio ex cadavere. E questa? Una bevanda. Vieni qua. Te la devo... far pagare. È un po' vergognoso essere morti. Mi piace il fatto che quando muoiono i nemici gli oggetti ti vengono subito nell'inventario. Almeno quello. Non ti devi preoccupare di dover prendere ogni cosa che uno zombie c'ha addosso. Per carità, un pelo meno realistico, ma un pelo meno rottura di balle dover continuare ogni volta. Lo sapevo. Cosa credi? Che non abbia giocato ad altri giochi di zombie prima di questo? Certo, abbiamo un sacco di resistenza. Il problema è che non si stannano neanche per un cacchio. Credo sia colpa dell'arma. Cioè, nel senso, sembrava di aver sentito qualcuno camminare dietro di me. Dicevo, credo sia colpa di queste prime armi che fanno abbastanza schifo e che quindi non tolgono neanche equilibrio. Penso che la statistica del danno e della forza siano due cose diverse. Trova la chiave magnetica o il codice. Ovviamente. Ma dai, controlla le altre porte. C'è una finestra semiaperta, è esattamente quello che avrei fatto io. Sarei entrato da qui, pensa. Yo, anybody home? Oh. Io direi proprio che non c'è nessuno in casa. C'è qualcosina che posso, esatto, rubacchiare in giro? C'è un gabbiotto segreto. Fancy or foolery? Mmm.
Yoo-hoo. I'm not a zombie. Anybody in there? Non è che ce l'ha lui la tessera magnetica? Entra nella stanza antipanico. E come faccio? Così. Experiment concludes that maglocks are foolery. Bel critico. Se punti alla testa e crii, bello. Guarda, abbiamo continuato a colpire nello stesso punto e gli si sta sfasciando la testa. Figata. Certo, nel primo Dead Island una roba del genere non c'era, palesemente. Chiave magnetica, ottimo. Bella questa cosa, mi piace. Ma guarda, guarda le vene che gli pulsano. C'è tutta sta schifezza qua che gli sta andando ancora in circolo. Io mi raccolgo tutto quello che trovo. Le chiavi della cassaforte. E mi mangio anche tutte le barrette che trovo in giro, che almeno mi ricarico la vita gratis. Allora, dobbiamo ricordarci di questa cosa. Probabilmente adesso aveva solo, esatto, una serratura. Ci sono tre colori: verde, blu e giallo. Il che vuol dire che probabilmente noi dobbiamo, quando troveremo altre porte chiuse, seguire tutti i cavi e rompere le serrature. Ho sentito il rumore di un gatto o di un gabbiano? Boh. Io intanto ho appena trovato il mio primo runner. Ma levatevi. Allora, mi piace un sacco questo sistema di sfracassa zombie. Arma rotta, sai che novità. Ma levati. Mi piace un sacco questo sistema che più colpisci la stessa zona, più si sfascia. Molto bello. Molto realistico anche, aggiungo. Ed ecco qua la tessera magnetica. Certo, prima però saccheggiamo un po' la casa. A questo gli devono aver fatto fare un bel lancio. Allarme. Alcuni veicoli, oggetti, edifici hanno l'allarme. Danneggiarli farà scattare la forte allarme di sicurezza che attirerà gli zombie e paraggi distrutti dalla scatola rossa dell'edificio. La scatola rossa? Sapevo sarebbe successo questo. Però almeno abbiamo capito qual è la scatola. Ma tu da dove sei apparso? Ma levati. Bello! Gli si è rotta pure... Che figata! Girati! Anzi... Beh... Dai! Ma vai via! Ok, combattere coi pugni non è un'ottima scelta oggi. Non è la migliore delle scelte, soprattutto adesso. Porello, deve avere... Porta si apre dall'altra parte. Deve avere ancora i postumi del morso. Mi serve un'arma però, mi serve una qualsiasi cosa da utilizzare come arma. Beh, effettivamente è colpa mia. Non dovevo far scattare. Ma vai via. Bello l'occhio penzolante. Dai. Forza signora. Venga che ce l'è un po' per tutti oggi. Ecco fatto. Mi serve qualcosa da usare come arma. Una qualsiasi cosa. Colla. Vabbè, non è sicuramente la prima cosa che sceglierei come arma. Un candelabro magari. Sai, giusto per tirarglielo in testa. Almeno per non essere disarmato. Vediamo se riesco. No, qua c'è la doccia. Dicevo, volevo vedere se riuscivo ad arrivare dall'altro lato. Come ci entro qui nella sauna? Beh, il calcio non ha funzionato, i pugni sì. Oh, fantastico, un badile. Meglio che nulla, dai. Buongiorno. Era così telefonata che comunque non me l'aspettavo lo stesso. Un po' più lento sto badile, non c'era. Dai. Mamma mia. Contro il muro. Male. Beh, almeno abbiamo trovato anche un'altra arma. Dai. Allora, il badile mi sembra abbastanza forte. Usiamo la stecca da biliardo. Porca troia. Ma vai via. Allora, c'è da dire che abbiamo veramente pochissima difesa.
veramente poca. Ma levati. Vabbè che anche le armi che stiamo usando non sono neanche granché, eh. Colpa mia. Colpa mia. Devo fare molta più attenzione. È colpa mia qua, perché sto andando a testa bassa proprio contro dei nemici che ancora neanche conosciamo, neanche le meccaniche del gioco. Non conosciamo la loro velocità, barretta proteica, grazie. Non conosciamo la forza e l'attacco dei nostri colpi. Dobbiamo un attimo andarci con molta più calma. Però almeno abbiamo trovato l'uscita. Quindi di conseguenza se vado di qua... esatto, mi stavo chiedendo se era il sole che ci faceva male. Non capisco se stiamo male per il sole o per qualsiasi altra ragione. Oh, ma guarda, il fenicottero rosa. E dov'è l'elettricità, scusami? Te. Ovviamente. Ah, è elettrizzata, così? Vabbè, almeno sappiamo che funziona, dai. Forza, venga, venga. Beh, in realtà poi l'elettricità non è che funzioni proprio così, nel senso... Dovrebbe espandersi per tutta l'acqua l'elettricità, eh. Ho una stecca da biliardo e so come usarla. Male, aggiungo io. Orca troia. Lo so. Ma guardali che non si stanno neanche. Ma mi ha tirato una testata sto cretino. Bello il rallenti. Ma mi ha tirato una testata. Ma guarda un po', una bella cena romantica distrutta oggi. Ciao. Sì, ma le armi non stanno neanche la miseria, dai. Io capisco che sono un bastone di legno, però che cacchio. Neanche che i primi zombie devi fare tutta sta fatica. Qualcuno mi dà da mangiare? Mi va bene anche una barretta proteica, ecco, esatto. C'è della salsa piccante qui, caliente. Madonna mia, ma quanto sono lunghe ste case? Ah, pensavo che fossero delle sardine. Server offline. Quindi è una specie di... Alexa, non volevo dirlo ad alta voce perché sennò mi sentiva. Siamo arrivati? Ah, perfetto. Ma scusami, ma questa è la casa di uno e c'è il cancello per la casa dell'altro all'interno della casa? Vabbè, a Bel Air fanno le cose strane. Beh, un po' di pacchi di Amazon li hanno lasciati qui, no? Dobbiamo fare il giro sul retro. Trova il codice, questo? Whatever. Dove lo nasconderebbe qualcuno il codice della casa dell'altro? Oh, su un post-it. Perfetto. Hey, ma tutti questi punti esclamativi di domanda? Trova un fusibile per aprirla. Banco da lavoro. Ah, sono punti di interesse. Sono tipo appunto il venditore, il banco da lavoro, tutte queste cose qua. Ok. Bene, almeno possiamo passare, dai. Speriamo che Emma sia arrivata. Ah, ma non era la casa dei... Oh sì, boh, non lo so. Cosa ci importa tanto? Kaboom! Beh, non ha fatto proprio l'effetto che volevo, ma meglio di niente. Almeno sono morti. Tra l'altro due gemelli identici c'erano. La casualità ogni tanto. Ah, la tauromachia. Ehi là, sono il tizio dell'aereo. Who's out there? Jacob, bruv. From the crash. Oh, ok, come in. Grazie. Bella casina. Qualcuno glielo dovrà dire che sono stato morso, eh. Io intanto raccolgo tutto quello che vedo. Poi cosa è utile, cosa no. Get in. This crazy is everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Beh. Is that? Had a bit of a man in the office, darling. Muerto culo. Muerto culo. You fool! Ray, what are you devil? Doing? Give me the gun! No! You have been beaten! You will turn. Eat us, I know. I've seen it now. Get away! Freya! They were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! Esatto! I stuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me!
Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the... Dammi sta pistola, stronza! Gun! Here, we're all happy now. Where's the Gin and Grandma? Emma? Gin e Mirtillo. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means that we'll turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! Mi hanno sparato? No, credo che tipo abbia mancato tipo... Mi hanno legato. Quanto ci fai? Sono legato nella palestra. Lo sapevo. Cliché dei cliché. Say something. Was I shot? And Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. And you simply had to take advantage. Hey, my fever's gone. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that... No, it proves nothing, okay? Beh, sì, ha ragione. People are eating each other out there and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent. Qualcuno sa. Chiamato Sam e finisce con B. I'm a good boy. Swear on my mom's grave. Bed by nine. Vado a letto presto. Nice try. Promessa da lupetto. Can I ever get 2 minutes away from him? They're surrounding the house. They're trying to get in. Unlock the cuffs. I can help you. Oh, shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Ma dai! Come on! Played, girl. Le manette da giochini sessuali. Livello 3. Oh, slot superstite, finalmente. Queste sono la raccolta delle abilità. Le abilità sono mosse di combattimento e bonus che appaiono come schede abilità. Trovale e guadagnale durante il gioco. La raccolta rappresenta il modo in cui crei e modifichi il tuo stile di gioco, scegliendo quale schede abilità equipaggiare. Quindi non c'è più l'albero delle abilità. La cosa in realtà non mi dispiace. Rende meno unici tutti i personaggi, ma mi va benissimo così. In realtà abbiamo però, esatto, le abilità innate. Le capacità sono le mosse di combattimento di base. Giocando le missioni della storia ne sbloccherai altre. Poi il secondo, hai sbloccato un nuovo slot di abilità di livello superstite. Ok, selezionando equipaggiare la tua prescheda abilità e superstite, le abilità superstite ti aiuteranno a sopravvivere più a lungo contro gli zombie. Le abilità di ammazza zombie ti aiuteranno a uccidere gli zombie. E le abilità Numen lo scoprirai. Già tre abilità da superstite. Serial killer, spazio personale e sicurezza innanzitutto. Questo è quello che abbiamo sbloccato con i codici pre-order. Lascia il segno con il tuo stivale. Gli attacchi con calcio e calcio con salto conferiscono un aumento moderato di danni. Oh, quindi dai un calcio, ti aumenta la forza e pam, una manata in faccia. Prepara il catenaggio, usa parata o una schivata tempestiva, fa recuperare salute. Ok. Solo Dani o Jacob, bello. Abbandonati al circolo vizioso di morte, uccidi uno zombie per ottenere un leggero aumento di danni. Allora, non è male, però per il momento sceglierei una di queste due. Io farei questo. Modifica l'abilità, man mano che avanzi nel gioco scoprirai come preferisci uccidere gli zombie. Trova e sblocca di equipaggio e più abilità per affinare il tuo stile di gioco unico fino a quando non avrai creato una raccolta di definitiva di uccidere tutti gli zombie, va bene. Mentre qua abbiamo solo queste due, che questa sarà la parata per forza. Però già ti fa vedere bene o male quante sono le abilità per ogni singolo slot. Ok, ammazza zombie, giustamente non possiamo vederle perché ancora non l'abbiamo sbloccato, va bene, va bene. Cerca Emma disperatamente. Allora, posso solo dire che una cosa che fa meglio Dead Rising di tutti questi giochi è la grande quantità di armi. Cioè, per esempio, in Dead Rising il bilanciere tu lo prenderesti, magari non è l'arma principale, ma lo usi come arma momentanea e pam, gli tiri una sleccata qua, gli spacchi la testa. Dead Rising, sotto quel punto di vista, secondo me vince a mani basse. Ah, guarda, la tomba della regina tigre, bella. Allora, ma se io mi faccio un giretto per casa? Ovviamente è tutto chiuso. Va bene, vado ad aiutare. Arrivo. Chiudere la porta? Let me go talk to them. Are you sure? Take the gun. Nah, you need it more than me. Oh, effettivamente, vero. Open it. Troppo tardi. Give me. Give me 5 minutes. 5 minuti. Madonna mia.
Dammi tutto. Difendi la casa. Madonna mia, vi spacco la faccia adesso. Capacità sbloccata, calcio aereo. Calmi tutti. Oh, che bello. Premi R3 mentre sei in aria per eseguire un calcio aereo. Bellissimo. Aspetta. Bello. Oh, posso pestonarti la testa? Ma sai che forse in realtà la mia debolezza di prima era data dal fatto che avevamo la febbre. Adesso mi sembra che facciamo molto più danni. Sì, adesso chiudo il cancello. Dammi un minuto. Che ci penso io? Dov'è? Eccolo qua. Ovviamente mi manca la batteria, lo sapevo. Dove lo trovo? Nel garage. Vediamo se... Mi chiedo solamente se i nemici scalano col mio scalare di livello o se più avanti puoi trovare nemici di più alto livello. Sei vivo? Tu invece? Direi di no, perfetto. Tu stai bruciacchiando. Oh, bellissimo! Puoi anche spargere l'acqua, ma che figata! Fatemi raccogliere tutto quello che troviamo. Ti pareva che non era entrata qualcuno ora? Vai via! Trattienili finché il cancello non si chiude. Stai giù! E ti pareva che non entrava una Karen che urlava. Maledetta. Ma stronzo. Karen di merda. Di agli altri che sono al sicuro, eh beh. Oh, ma bello. In realtà non mi aspettavo che... Ma guarda, abbiamo anche più vita di prima. Molta più vita di prima. Deve essere stata davvero la febbre che ci aveva debilitato tantissimo. Oh, poverino questo. Mi piace tutta quest'acqua in giro per la casa. Quanto ti costa di pulizia della piscina? Andrea, come va? Shut the door, madre mia. Are the devils gone? Sì, Andrea, sono andati via. Where's the last of us? They're downstairs in the games room hiding. Vedo che tu sei coraggiosa, Andrea. Ti giuro che se ti trasformi in uno zombie... Tomorrow I will say a prayer for Sean, but today... Today I thank God for keeping my children safe. Certo, Andrea. Dicevo, se mai ti trasformassi in uno zombie, ti prometto che ti finirò nel modo più veloce possibile. Ah, ma c'è anche altra gente. Tu sei Elizabeth, questa è una mappa, questo è un lampadario. Cos'è questa? Una chiave? Corroborante. Non so chi sia Luciana, ma ci sta provando con noi. Questa invece? Biglietto di Emma. Fantastico. Corroborante. Che cos'è? È un'abilità? Ridi in faccia alla morte. Contrattacca gli zombie per recuperare salute. Anche più del solito. Carino, ma in cosa si intende di contrattacco? Proprio continuare ad attaccare mentre loro ti attaccano? Oh, peccato. Gli specchi sono finti. Bella sta casa però, mi piace. Ah, ma c'era anche un altro. Carlos, sei tu. No, tu sei il tizio sordo. Thank you, thank you. No, really, you're too kind. Vabbè, comunque Carlos ci darà le nostre armi, quindi sarà un venditore magari. Rise of God Spider. Ehi là, vi ho liberato dagli zombie cattivi. You'll need a mop and shovel. Thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. Chi lo sa cosa fare, scusami. I'm fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here is... I'm human. You can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead, person here. E vorresti farlo tu? Protector. And Emma, I will be your protector. Bravo che prendi subito la cosa... Oh, SMB! No shot on this 8 ball. Close the queue. With pleasure. Don't. Ciao, Sammy! Sam?
You hear that eight ball line? I saw the cue. Nailed it. You're shocked, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. Cioè, eravate fidanzati voi due? We'll talk about this later. I'm here to get you out of here. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Yes, again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Ovviamente. Lucky for you, I've been through this before. No one's been through this before. Lo dici tu? Again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Huh? This motherfucker! So, you're not special and... We're doing fine, thanks. I'm immune. You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. You know you do. I'm immune. Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. Io o lui, scusami. Ah, lui. What ciao, capo. Being famous doesn't count for shit. How ridiculous. Quella bruciatura sulla mano? Nuova scheda superstite sbloccata. Benvenuti a LA. Allora, vediamo cosa possiamo mettere ora. Spazio sicuro. Via tutti. Usare un kit medico innesca un'esplosione violenta che prosciuga la stabilità degli zombie vicini. Beh, oddio, mica male. Sarei tentato di mettere questo. This is Emma John we're talking about here. Lui è più famoso, mi dispiace, ma lui, per quanto ti sta sulle palle, c'è già passato veramente. Quindi, fratello, se vuoi conquistare la ragazza, tira fuori le palle e vai ad ammazzare un po' di zombie. Senza farti ammazzare, mi raccomando.